Ci sono delle ombre sulle colline. E i cipressi e anche i narcisi nel fondo sono appena abbozzati. C'è qualcosa che mi sfugge, è come se ci fosse un velo di cipria davanti, tra il primo e il secondo piano. Poi quelle luci in fondo sono proprio, sono vive, sono proprio, le percepisci, cioè, mamma mia, è formidabile. Beh, non è che mi abbia mai fatto impazzire, poi De Gustibus, ma onestamente. C'è qualcosa che mi sfugge, non riesco, non è come le altre, non so, nel periodo precedente. Ha a che fare con i colori, secondo me, non solo con le luci, è proprio le ombre in fondo sono aspetta, sono più nette. Mi sfugge qualcosa, come l'avrà anche fatto vedere a Gogemi, sai? Io penso che lo farò, la facciamo. Vieni un attimo, prendimi questa sedia qua, prendimela vicino alla porta. Sì, no, la devi tirare su, avvicina un po' più a sinistra, perché a sinistra ti dico, se a sinistra tu, a sinistra, così, un po' più, ancora un po', un pelino. Bravo, questo tavolino. Ci manca il letto. Vabbè, pronto un minuto. Immaginiamoci il tavolo. Il tavolino, mettilo lì, giro. Tavolino, mettilo bene nell'angolo. Così più girano un po'. Ruotano ancora di più. Quasi. Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre. Credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi nell'uomo. Ama le nuvole, le macchine, i libri, ma prima di tutto ama... Dove l'hai presa quella sedia? Deve rimanere lì. Chi ti ha detto di spostarla? Riportala. Perfetto. Lasciala lì. Ecco. Senti la tristezza del ramo che si secca, dell'astro che si spegne.